Tutti e benvenuti alla premiazione del primo concorso Frasi, del primo concorso di poesia Natale, la nascita di Gesù Bambino. Tra alcuni istanti inizierà questo programma e inizieremo a vedere chi sono stati i vincitori di questo primo concorso di Natale. Indetto da me personalmente per fare cose belle per tutti voi, ed è stato giusto e logico fare la premiazione nei giorni di Natale. È anche giusto perché è un concorso inerente alle frasi natalizie, poesie natalizie, hanno partecipato poche persone, ma pochi ma buoni, cioè i migliori. Come al solito questo è un concorso, non un concorso a premi, non si vincono soldi, non si vince niente. L'importante è partecipare. Ognuno scrive una frase col cuore. Oggigiorno le cose fatte col cuore ce ne sono pochissime. Siamo sempre più egoisti e mai facciamo cose belle. Pensiamo solo a noi stessi e mai per il prossimo. Come sarebbe bello fare delle piccole cose, anche questa è una piccola cosa. Io sono mica grande personaggio per nome, ma sono quella persona che fa le cose col cuore, le piccole cose, anche una cosa insignificante è qualcosa di importante. Per me fare queste cose è essere felice assieme con tutti gli altri. Poi c'è chi apprezza e chi non, ma siamo tutti contenti e felici. Abbiamo già tante persone in diretta e quindi adesso iniziamo subito ad ascoltare la sigla. E non dici una parola, sei più piccola che mai. In silenzio morderai le lenzuola, so che non perdonerai. Mi dispiace, devo andare. Il mio posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare, chi la scalderà? Strana amica di una ringrazio. La tua bella sconosciuta e sincera, nella mente c'è tanta, tanta voglia di te. Su queste note iniziamo subito a sentire chi sono stati i partecipanti di questo concorso e chi ha partecipato col cuore e hanno scritto delle belle frasi, delle belle poesie inerenti il Natale. Prima di dire questi nomi di concorrenti, facciamo un applauso a tutti quelli che mi stanno seguendo. Grazie a tutti. Allora sentiremo prima i nomi dei partecipanti.
hanno partecipato a questo primo concorso di poesia di Natale dal titolo La nascita di Gesù Bambino i seguenti concorrenti: Primula Galanducci, Michele Pappagoda, Barbara Pappagoda, Giacomo Lucio Zuppardo, Alessia Chianese ed Emanuele Zuppardo. Questi sono i sei concorrenti che hanno partecipato al primo concorso di poesia di Natale, La nascita di Gesù Bambino. Adesso, come tutti gli anni, come tutti gli altri concorsi, faremo la scalata dall'ultimo concorrente, dall'ultimo in classifica al primo in classifica. Con voti 53, con la poesia Caro Babbo Natale di Alessia Chianese, con voti 53 si classifica al sesto posto. Adesso andiamo a leggere la poesia di Alessia Chianese. Un attimo solo che scorreremo sul gruppo dove sono pubblicate le poesie. Un attimo di attenzione che non ce l'ho preparato subito. Adesso andremo a vederla. Comunque questo è un concorso per tutti, questo concorso è stato ideato per tutti voi. Adesso un attimo solo che non ce l'ho sotto mano il gruppo, continuiamo a essere in diretta e adesso andiamo subito. Scusate un attimo, andiamo a leggere la poesia di Alessia di Annusa. La connessione è un poco debole, scusatevi. Un attimo solo, sperando che la connessione non faccia capricci. E andiamo a leggere la poesia di Alessia Chianese che si è classificato al sesto posto. La poesia porta come titolo Caro Babbo Natale. Quest'anno vorrei avere almeno un po' di pace e serenità, sia nella mia vita che nella mia famiglia, che abita lontano. Non chiedo altro. Questa è la poesia che si è classificata al sesto posto di Alessia Chianese. Adesso andiamo al quinto posto. Si classifica al quinto posto con punti 57 Giacomo Lucio Zuppardo con voti 57. Adesso andiamo a leggere la poesia di Giacomo Lucio che si è classificata al quinto posto. La poesia di Giacomo Lucio porta come titolo La notte di Natale. La notte di Natale è festa anche nel bosco, la voglio festeggiare con quelli che conosco, animali ed uccellini fanno un grande giro d'onda per dir pace e gioia ai bambini di tutto il mondo. Questa è la poesia che si è classificata al quinto posto di Giacomo Lucio Zuppardo. Adesso ci stiamo avvicinando ai primi tre finalisti. Adesso andiamo a vedere la poesia che ha fatto il quarto posto. Il quarto posto con voti 58 è la frase di Barbara Pappagoda, Cos'è Natale?
andiamo a leggere la poesia Cos'è Natale di Barbara Pappavola, classificata al quarto posto. Cos'è Natale? Cos'è Natale sentirsi a casa di ogni luogo, sentirsi famiglia senza far sentire ospite. Natale è serenità. Il quarto posto che ha fatto questa poesia di Barbara Pappavola. E adesso passiamo ai primi tre vincitori di questo primo concorso di Natale. E qui facciamo il conto alla rovescia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, il terzo posto con la poesia Babbo Natale con voti 61. Si classifica Michele Pappagoda. Adesso andiamo a leggere la mia poesia. Solo grande dono ti chiedo per le feste, se tu sarai buono io non sarò più una festa. Vorrei che regalassi a tutta la famiglia un gesto di salute per stare a meraviglia. E se tra doni e pensieri ti resta un bacchettino, lo accetto volentieri. Questa si è classificata al terzo posto, una mia poesia dedicata a Babbo Natale. Adesso andiamo al secondo classificato. Sempre il conto alla rovescia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si classifica al secondo posto del primo concorso di poesia di Natale, La nascita di Gesù Bambino. Primula Galanducci, Happy Christmas, voti 63. Adesso andiamo a leggere la poesia della seconda classificata. Happy Christmas, conosco un posto dove splende sempre il sole, dove tutto ascolta in un manto bianco e immacolato, dove l'aria profuma di cannella e di cioccolata. Conosco un posto dove regna la gioia, dove la gente si incontra per strada e si saluta sorridente. In questo posto non ci sono guerre, né odio, né leggi razziali, e tutti vivono in armonia, volendosi bene. C'è sempre una dolce musica in sottofondo, le mie note di un pianoforte che suona, che volano leggere nell'aria e entrano nelle case riempendo le nostre anime di felicità. Conosco un posto dove tenendosi per mano ti voglio portare. Questo è il mio dono di Natale, ti porto nel mio cuore e ti regalo gli auguri più belli che ci possano scambiare. Buon Natale! Questa è la poesia di Primula Galanducci, classificata al secondo posto. Adesso arriviamo al primo classificato di questo primo concorso di poesia di Natale, La nascita di Gesù Bambino. Prima di decretare il nome del vincitore,
Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato con queste squisite poesie e con questa diretta porgo gli auguri di buone feste a tutti e di un sereno e lieto 2020. Allora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vince il primo concorso di poesia di Natale, la nascita di Gesù Bambino, Emanuel Zuppardo con voti 69! Andiamo a leggere la poesia che ha vinto il primo concorso, la nascita di Gesù Bambino. Di Emanuel Zuppardo a Babbo Natale. Un solo grande dono che ti chiedo per le feste, tu sarai buono, io non sarò una peste. Vorrei che regalassi a tutti la famiglia un gesto di salute per stare a meraviglia. E se tra doni e pensieri ti resta un bacchettino, lo accetto volentieri, io lo sai, sono un bambino. Questa poesia, scritta da Emanuel Zuppardo, vince il primo concorso di poesia di Natale, la nascita di Gesù Bambino. E voglio dire a tutti quanti che questo bambino, oltre a essere uno scrittore di poesia, sa disegnare, sa fare tante cose belle. Un grande personaggio come me, non mi vanto perché non sono grande, ma facciamo belle cose. Ancora un applauso ad Emanuel Zuppardo che ha vinto il primo concorso di poesie di Natale. Adesso ringraziamo quanti hanno reso possibile questo primo concorso di frasi e di poesie. Come ho detto all'inizio, non si vince niente, ma l'importante è partecipare. Ho voluto regalare a ognuno di voi una pergamena ricordo che ve la manderò tramite online, li stamperete, ve la conserverete. Il ricordo di questo primo concorso di poesia di Natale, la nascita di Gesù Bambino. Successivamente nel corso del 2020 ci saranno altri concorsi come questi, sempre in online, sempre fatti col cuore e sempre con la volontà e la passione di Michi Grande Personaggio. Vi faccio un applauso anche per me e per le cose belle. E adesso ci ascoltiamo qualche piccola canzone natalizia e dopo faremo sentire anche i fuochi artificiali. Thank you.
na 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 e anche il concorso di poesia è finito. Anche quest'anno abbiamo avuto vinti e vincitori. Non importa chi ha fatto il primo posto, non importa chi ha fatto il secondo, ma ripeto, l'importante è partecipare. E ancora complimenti al primo classificato, Emanuele Zuppardi. Ecco a voi i fuochi artificiali! Abbiamo fatto anche i fuochi artificiali e adesso andiamo a concludere la premiazione di oggi e auguriamo ancora a tutti voi buone feste da Michi Grande Personaggio, sempre con la pace e con la serenità nel cuore. Salutiamo e ringraziamo anche la mia famiglia, mia sorella Barbara, mia mamma Lucia, mia sorella Eva, mia cognata Raffaele e tutti quelli che mi conoscono in internet e non, e facciamo anche applausi a tutto il mondo intero con l'augurio di buone feste, di un Natale 2020 ricco di tante cose belle a tutti voi. Grazie a tutti! Salutiamo tutti e auguriamo un buon proseguimento di giornata a tutti. Ciao!